Sindaco, ma sciogliamo questa diatriba. Gli arrosticini, dove sono nati? A Civitaquana o no? Io dico Civitaquana, sono il sindaco di Civitaquana, ma lo dico a ragion veduta. Ovviamente c'è questa guerra fratricida, passatemi il termine, con gli altri comuni limitrofi, con i sindaci tutti amici, sulla paternalità di questi arrosticini. Noi a Civitaquana abbiamo questa testimonianza che è la più antica esistente, della foto ritratta che ritrae la cottura primitiva degli arrosticini contenuta nel libro Gli Abruzzi dei contadini. Questa scena del 1930 praticamente ritrae persone, intende in quel giorno, del 12 ottobre, a cuocere gli arrosticini, i nostri arrosticini abruzzesi. Quest'anno infatti siamo arrivati alla quinta edizione della Arrosticciera in Piazza, che è la manifestazione che ricorda appunto questa scena del 1930 organizzata da un comitato organizzatore presieduto dalla famiglia Ginestrino, che ha riconosciuto nei propri avi le persone lì quel giorno. Quest'anno inoltre inaugureremo la cartellonistica turistica che segna l'identità di quel luogo, con un finanziamento che l'amministrazione comunale ha ottenuto dalla regione Abruzzo, e siamo impegnati appunto per valorizzare la tradizione dell'arrosticino della nostra area vestina, e noi come comune di Civitaquana, diciamo, ci impegniamo appunto a promuovere la storia dell'arrosticino e dei nostri luoghi. Tra l'altro c'è un video molto bello. Sì, questi diciamo sono i video delle edizioni precedenti che comunque hanno richiamato un grande interesse della popolazione abruzzese e non. L'organizzazione è stata sempre puntuale, perfetta, meticolosa. Ci sono artigiani diciamo da tutti i luoghi dell'Abruzzo. La rievocazione, oltre alla cottura dell'arrosticino, anche di altre antiche tradizioni dei mestieri, oltre a interventi del Museo delle Genti d'Abruzzo che appunto valorizzano ulteriormente questa iniziativa.